Parleremo appunto di mondo del lavoro che cambia e del ruolo che rivestono oggi i manager delle risorse umane nella gestione di queste trasformazioni. Ci sono molte considerazioni appunto da fare, molto interessante questo profilo dell'HR al quadrato, insomma di questo 2.0, e quindi mi piacerà poi sentire come la pensate, come vi sentite calati in questo mondo che da una parte subite, da una parte dovete gestire, dovete seguire queste trasformazioni, accompagnarle, spiegarle anche ai dipendenti delle realtà appunto che vi trovate a guidare e a dirigere, almeno per la vostra competenza. Direi di cominciare subito appunto con il primo panel di questa mattina, intanto qua passa anche il mio nome come vedete. Allora, parleremo appunto di workforce automation e quindi dalla reclutare nuovo personale all'organizzazione dei turni all'interno del lavoro, al ruolo dell'intelligenza artificiale appunto in questa attività di intermediazione e disintermediazione che ha suggerito prima Ivan Ortensi. Mi è piaciuta anche molto questa, una delle ultime slide che sono passate, quando Ivan raccontava del fatto che stanno nascendo molte start-up che in qualche maniera vanno a sostituire anche il ruolo delle HR manager, ma anche delle agenzie del lavoro, se vogliamo, perché ovviamente queste sono composte da individui, professionalità, ma magari l'intelligenza artificiale o, come dire, la digitalizzazione consentirà anche di come dire, costruire piattaforme che magari selezioneranno personale. Come sapete c'è Vera, non so se ne avete sentito parlare, che è l'intelligenza artificiale che seleziona personale per IKEA, lo fa anche per molte aziende russe, migliaia di colloqui di lavoro al giorno, e quindi in realtà non è un mondo in prospettiva, ma Ivan lo spiegava molto bene, è un mondo nel quale noi siamo calati e che vale la pena appunto analizzare. Allora, tutto ciò che è a supporto dell'HR, in questo caso abbiamo parlato di 4.0, HR al quadrato, ecco i nostri ospiti di questa prima tavola rotonda, di questo primo confronto: Andrea Langfelder, Human Capital Management Oracle Italia, benvenuto e grazie. Carlo Caporale, amministratore delegato di Wiser Italia, e l'avvocato Gianluca Crespi, partner di Elexia. Prego, accomodatevi come preferite. Grazie, grazie mille. Allora, eccoci qua. Siete rimasti impressionati dalla relazione di Ortensi? Langfelder, comincio subito con lei, poi andiamo alla scaletta che ci siamo prefissati, ma direi che un pochino quello che abbiamo sentito scompagina anche un po' tutte le riflessioni, o siete preparati a tutto quello che abbiamo visto? Perché effettivamente, come dicevo, ci siamo già dentro, no? Sì, infatti i nostri ospiti ovviamente si salutano perché si stanno conoscendo adesso. Allora, buongiorno a tutti. Microfono magari serve, sai, in queste circostanze. Ancora il microfono aumentato? Non ce l'abbiamo, quello che compare qua prossima, miracolosamente. La prossima feature che perché daremo. No, va. Esatto. Magari diamo qualche idea di qualche startup. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Io volevo iniziare le discussioni di questa tavola rotonda facendo partire un brevissimo video che credo vada in continuità con quello che Ivan Ortensi ci ha detto. Grazie. Vediamo, vediamo il video di Oracle. Imagine a world where everything is intelligent, a workplace where complexities are simplified. What if you could create tomorrow, today? Imagine augmenting human capabilities with powerful intelligence, so systems know what you need, when you need it, on any device, personalized so you can take action quickly. Imagine using AI to source the best fit candidates. Instead of candidates finding jobs, imagine jobs finding candidates. And they can access details via chatbots. New hires can complete onboarding activities in an easy and smart way, even before they start their new job, and be productive on day one. Achieve more than you thought humanly possible when human capabilities are augmented with AI. Oracle HCM Cloud. Simply powerful.
Beh, certo, per un'azienda come la vostra ci può sembrare anche abbastanza naturale che siate consci delle opportunità che la tecnologia offre per effettuare, per la gestione delle risorse umane. Sì, però sì, non dobbiamo dar nulla per scontato. No, al contrario, anzi, io ho voluto fare, diciamo, questo piccolo salto nel mondo in cui lavoreremo, che come ci diceva anche Ortensi poco fa, in realtà 3-5 anni, ma in molti casi è già attuale, è già una realtà oggi. E sarà un modo di lavorare dove sicuramente la tecnologia, non solo il digitale, ma la tecnologia, affiancherà tantissimo le nostre attività umane. Le affiancherà in un modo molto bello. Faremo lavori che sicuramente hanno delle caratteristiche, delle connotazioni molto più umane di quanto in realtà non si pensi, avendo timore che la tecnologia in qualche modo fagociti il nostro lavoro. In realtà fagociterà soltanto la parte, diciamo, meno a valore aggiunto, quella sicuramente dove la componente tempo viene erosa molto di più. Mi ricordo tanti anni fa, quando giovane HR business partner, mi occupavo di performance management, quando arrivava il momento della rendicontazione al board dell'azienda, scarica dalla piattaforma i dati su Excel, rielabora e fa una bella tabella pivot, poi crea il grafico e mettilo su PowerPoint, presentalo, e quando devi mandare la presentazione fai tutto in PDF. Passavo una marea di tempo a fare queste cose. Oggi sono tutte sugli iPad o sugli smartphone o sullo schermo, no, delle nostre workstation. Bastano pochi comandi, i sistemi si parlano subito. Senz'altro, pochissimi comandi, i sistemi si parlano subito. La gestione dei dati, non solo quelli del personale, non solo quelli interni all'azienda, questa è un'altra cosa che anche Ortensi sottolineava prima. Quanti dati abbiamo a disposizione, quanti ne ha l'azienda, noi come diciamo risorse umane, ma anche provenienti dal mondo esterno della stessa persona. Pensate come una persona può essere diversa dal profilo che abbiamo noi internamente e dal profilo LinkedIn o dal suo profilo Facebook, dove tutte le sue passioni personali vengono sottolineate, e da lì si trovano a volte degli asset importanti anche per l'azienda. Un manager, un HR manager, quindi ha a disposizione questi strumenti che permettono anche di fare efficienza, che è un tema che poi i CEO delle aziende, gli amministratori delegati hanno sempre molto sotto la lente d'ingrandimento, quindi è un tema sensibile, perché di fatto si può lavorare un pochettino più in fretta e concentrarsi sulle attività belle. Vedevo prima con curiosità i lavori che rimarranno, erano molti lavori dove la capacità di analisi, di decision making e di problem solving, quindi cose tipicamente umane che le macchine non faranno, almeno per un bel po', sono alla base. E non ci saranno tutte quelle attività invece brutte, scomode, di raccolta, rietichettazione. Questa è una bella riflessione, perché come lei sa, tutto questo tema della rivoluzione tecnologica porta con sé anche il grande dibattito della cancellazione dei posti di lavoro. In realtà stiamo molto meno concentrandoci sulle nuove opportunità che nasceranno, e quindi siamo più nel versante del bicchiere mezzo vuoto fino a questo momento rispetto a quello mezzo pieno. Bisogna fare quindi però questo passaggio. E bisogna fare anche molta attività di divulgazione, perché so che voi siete anche molto impegnati in questo senso, no? Divulgazione rispetto a questi processi di cambiamento che vanno anche ben spiegati per farli digerire in maniera più serena. Sì, esatto, l'importante è anche il motivo per cui figure come la mia partecipano a incontri di questo tipo. Ieri ne avevamo uno proprio sull'intelligenza artificiale, sulla raccolta, gli analytics eccetera, e proprio ieri un HR manager del gruppo Generali spiegava alla platea come sono riusciti in poco tempo, grazie a queste, diciamo, nuove tecnologie, a ridurre del 50% gli FTE che sono impiegati nel reporting per l'HR, facendogli fare delle altre cose. Quindi non sono lavori persi, sono semplicemente nuove posizioni che si aprono. Tanti lavori nuovi ci saranno domani, lo diciamo spesso, che non sappiamo neanche magari i nostri figli che lavoro faranno. Probabilmente anche tanti nostri nuovi colleghi tra qualche anno faranno lavori completamente diversi. Questo è il presente, non è fra 3 o 5 anni, questo è già oggi. Infatti. Allora, volevo partire con Carlo Caporara, amministratore delegato di Wiser Italia, con questa indagine che in realtà mi ha suggerito lui di riprendere, ma che è molto interessante appunto per poter lanciare anche una domanda a lui. C'è uno studio del World Economic Forum dello scorso anno, secondo il quale il 65% dei bambini che oggi va a scuola, una volta ottenuto il diploma o la laurea, svolgerà lavori che ancora non esistono. È un tema del quale appunto parliamo molto spesso.
le cinque professioni del futuro utili a trovare un'occupazione saranno esperti di energia a tutela del pianeta, esperti di dati, professioni digitali legate ai social network, agricoltori verticali, questo mi candido io a farlo, anche se non sono proprio esattamente una bambina che va alla scuola elementare, broker del tempo, quindi Wiser Italia, Tor Caporale, insomma, in che modo l'intelligenza artificiale sta diventando partner delle vostre attività? Voi siete la società DG Group, che è una grande agenzia per il lavoro che si occupa soprattutto della ricerca di profili manageriali, quindi di profili di un certo tipo. Come vi sta accompagnando la rivoluzione tecnologica? Allora, in parte la rivoluzione c'è già stata, quindi nel quotidiano noi utilizziamo degli strumenti, forse non ci siamo neanche resi conto perché, come dire, essendo nel processo uno poi non alza la testa, no? E non vede come è cambiata la nostra attività. Fare caccia di teste oggi è già molto diverso, fortunatamente aggiungo, perché la possibilità di avere degli strumenti che ci aiutino a utilizzare una enorme massa di informazioni, che poi è uno degli elementi critici della nostra attività, ci consente davvero di dedicarci alla fascia più alta, se vogliamo, e strategica della nostra mission, se vogliamo, e liberarci di quella enorme quantità di attività manuale che caratterizza l'attività di chi fa caccia di teste. Io devo dire, sul tema bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, lo vedo sempre mezzo pieno, e devo dire l'intervento ispirante di Ivan Ortensi ci aiuta a vederlo ancora più pieno. Quando si parla di intelligenza artificiale, un po' il sentimento comune è quello di immaginarsi dei robot o degli algoritmi che ci rubano i posti di lavoro. E cavoli, ben vengano quando ci rubano quei posti dove l'attività è ripetitiva, non c'è creatività, non c'è decisione, non c'è capacità di mettere il proprio, ma c'è un'enormità. E sarà sempre di più così, io su questo sono non ottimista, ma molto ottimista. Diciamo che queste novità liberano tempo ed è un aspetto che forse in pochi ancora effettivamente vediamo. Ovviamente il primo impatto che noi abbiamo visto è il tempo, ok? Anche se poi ci portiamo sempre dietro questo qua e comunque siamo sempre lì appiccicati a vedere anche l'evoluzione della giornata nelle relazioni. Il vantaggio sul tempo non è un vantaggio da poco, perché è una delle risorse che ci dobbiamo gestire bene. Non voglio fare della filosofia, però insomma il tempo è qualcosa che a noi manca, ok? E quindi avere qualcosa che ci aiuta ad accorciare i tempi, e come giustamente sottolineava Ortensi, è qualcosa che ci è richiesto dalle aziende, dalle organizzazioni, da noi stessi come clienti, da noi stessi come persone, no? Quindi avere qualcosa che ci aiuti a accelerare i tempi ci dà un vantaggio enorme. Io sono anche interessato, incuriosito, noi stiamo applicando molti, diciamo, anche in modo sperimentale, se vogliamo, certi strumenti legati all'intelligenza artificiale. Nel nostro settore, al di là delle chatbot, delle video interviste, dei motori semantici di ricerca, ci sono anche sperimentazioni su il riconoscimento delle microespressioni facciali per una, diciamo, la predittività del comportamento, del management in certe situazioni. Quindi, ecco, un pochettino siamo già augmented ed hunter. Però dall'altra parte ritengo che ci siano degli aspetti della nostra attività che restano molto umani, no? Tema proprio di sintonia con le persone, di empatia, di capacità complessissima di capire quali sono le motivazioni. E lì difficilmente, ecco, una macchina potrà sostituirci, potrà aiutarci. Io sorrido sempre quando si parla di Vera, che è questa recruiter virtuale, che so che funziona anche bene. Sorrido perché c'è una nostra collega che si chiama Vera, in carne ed ossa, che ha 20 anni di esperienza in caccia di teste, in settori molto complessi, e mi chiedo, Vera, quella virtuale, potrà mai sostituire la nostra? No. Vera, la virtuale, fa delle grandi scremature di curriculum. Esatto, diciamo, potrà darle una mano a non uscire dall'ufficio a mezzanotte, ma uscire dall'ufficio alle 6 e fare altro? Sì, e ben venga. Voi dovete però riconsiderare il rapporto di lavoro con la Vera, fatela lavorare un po' meno, perché altrimenti le sarà ben contenta di essere sostituita dall'intelligenza artificiale. Devo dire artificiale. Che però nel caso della Vera c'è anche un tema di passione, insomma, per cui c'è anche questo aspetto. Senta, ma le aziende per le quali intermediate, appunto, vi chiedono anche innovation manager, come suggeriva prima Ivan Ortensi, Capita? Allora, e quindi che cosa cercano esattamente? Ce li chiedono, non hanno la minima idea di cosa facciano. Ah,
ecco. Okay. Però è fico averli in azienda. Esatto. Adesso non voglio essere troppo provocatorio. Indubbiamente, allora, è tipico che su certe posizioni ci sia da una parte molto interesse, perché le organizzazioni sentono una forte esigenza di cambiamento, quindi chi è portatore di competenze sull'innovazione è assolutamente necessario. Dall'altra poi c'è questa tendenza un po' tutta nostra, ecco, molto umana, di codificare, avere delle job description ben organizzate, che in genere quando si finisce di compilare sono già diventate vecchie, ok? Quindi sostanzialmente, ecco, per rispondere poi alla domanda, ci chiedono persone che abbiano una fortissima capacità di integrare metodi di lavoro ed esigenze differenti. Ecco, infatti qualcuno dice, ma l'innovation sta sotto l'IT, sta sotto il marketing strategico, non lo so, ma non dobbiamo più ragionare in questo modo. Non dobbiamo codificare per forza tutto quanto. Avvocato Crespi, ma gli studi legali che si occupano di queste tematiche, di lavoro a 360 gradi, insomma, come stanno seguendo questo processo? Cosa sta succedendo all'interno dei vostri studi in termini anche di individuazione dei nuovi profili giuridici che vanno seguiti, accompagnati, a cui va resa appunto consulenza? Come state guardando a tutto questo? Ci dia un po' intanto una fotografia iniziale, poi andremo ai temi specifici che abbiamo fissato con lei. Dunque, io parto dalla mia esperienza personale. Io ho iniziato a fare l'avvocato negli anni 90, metà degli anni 90, e mi ricordo che le comunicazioni venivano via fax. Era un modo straordinario di liberarsi del problema. Il venerdì pomeriggio ad una certa ora si spegneva il fax e si evitava qualunque tipo di comunicazione col mondo esterno. Si inceppava tutto il lunedì mattina, naturalmente, perché arrivava l'universo. Questi grandi rotoli di carta che uscivano dal fax, ecco. È una battuta, ma mica tanto. No. Io ho vissuto l'evoluzione tecnologica che ha portato poi dal fax alla posta elettronica, dalla posta elettronica all'agenda digitale, e questo è stato un passaggio epocale, perché noi avvocati siamo stati schiavi per anni di una agenda di dimensioni gigantesche. Il modello più famoso era l'Arduino, in cui si segnava tutto, e se si perdeva l'Arduino era finita, cioè c'erano stati dei momenti di panico totale, no? Oggi è chiaro, con i sistemi gestionali tutto è avvenuto in modo molto più automatizzato, senza troppi problemi. Noi come lo stiamo vivendo? Noi ci stiamo trasformando, noi stiamo cambiando pelle. Questo è già avvenuto da un po' di anni a questa parte. Il mestiere legale è diventato sempre più un mestiere non tanto di osservazione della realtà che si è già verificata, ma di accompagnamento delle aziende nei percorsi di evoluzione. Quindi noi siamo di fatto diventati, alcuni di noi, siamo diventati partner delle aziende, perché certo, non si riescono a capire le aziende fino in fondo se non le si segue in questo processo di evoluzione. Certo, anche perché l'evoluzione tecnologica sul posto di lavoro appunto ha bisogno di cautele giuridiche. Assolutamente. E qui dovete per forza di cose appunto supportare al massimo. E questo è un tema importante, secondo me, perché così come nessuno si sognerebbe mai di guidare una macchina di grossissima cilindrata nel centro di Milano senza osservare le regole stradali, nessuno sano di mente evidentemente, allo stesso modo l'intelligenza artificiale, in generale le nuove tecnologie, hanno bisogno di paletti all'interno dei quali essere canalizzate. Questi paletti provengono da normative di settore. Ci sono normative europee, sto facendo riferimento per esempio alla raccomandazione del Parlamento europeo del 2017 che faceva proprio riferimento alla robotica e all'applicazione della robotica nella vita quotidiana e anche nella vita lavorativa, e tra l'altro invito tutti a leggerla perché è divertentissima, diversamente da qualunque altro testo normativo, questo è divertente, parte da Asimov, quello dei libri di fantascienza, dalle leggi della robotica, partendo proprio dalle leggi della robotica di Asimov, cioè che la macchina non può creare danno all'uomo, la macchina deve obbedire all'uomo nella misura in cui non violi la regola 1, e comunque la macchina deve proteggere se stessa nella misura in cui non violi la regola 1 e 2, partendo da qui declina la robotica
all'interno del contesto sociale, dando delle cautele, e le cautele innanzitutto si riferiscono alla salvaguardia delle persone, alla salvaguardia dei dati personali, e questo è un tema gigantesco oggi, ma alla tutela anche delle persone, della dignità delle persone. Noi abbiamo una normativa nostrana che è rappresentata dallo Statuto dei lavoratori, che è stato adottato nel 1970, quindi allorché l'evoluzione tecnologica era sicuramente diversa da quella di adesso, ma che attraverso rivisitazioni progressive, anche da ultimo, è una norma con cui dobbiamo avere a che fare. Banalizzo, accendere un computer determina una possibilità di controllo dell'attività del lavoratore, ed è un'attività di controllo che va svolta nell'ambito di certi limiti. Sono limiti fissati dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Oggi, tutti lo sappiamo, l'anno scorso tutti abbiamo lavorato sulla privacy. Il tema della privacy... Il GDPR sta per compiere un anno, esatto. E ce lo ricordiamo tutti molto bene, infatti. Esatto. Sta compiendo un anno, il tema della privacy è un tema molto sentito e probabilmente è la sfida delle relazioni umane, del mondo HR e delle aziende anche per il futuro, perché ovviamente determina anche l'esigenza di adottare certi modelli organizzativi. Oggi è impensabile che un'azienda... con le potenzialità che ha a livello di intelligenza artificiale, eccetera, è impensabile che quell'azienda ragioni con gli stessi modelli organizzativi che aveva 10 anni fa. Però mettiamola così, insomma, non è neanche contemplabile, a dispetto anche di questa rivoluzione tecnologica, ancora definiamola così, anche se l'abbiamo, la viviamo, per certi versi possiamo dire che siamo già quasi in una fase superata rispetto a questo concetto, non avviene con una cesura totale rispetto al passato. Langfelder, internet delle cose come possibilità di salvaguardare la salute dei lavoratori. So che per voi anche questo è un tema di grande sensibilità. Certo, dovrebbe esserlo per tutti, sicuramente per il paese. La tecnologia, in questo caso quasi esclusivamente digitale, aiuta sicuramente a tenere monitorate tutta una serie di parametri che consentono di aiutare chi lavora, soprattutto chi lavora in aree, chi fa mestieri diciamo ad alto rischio di incidenza, di infortuni, ad avere alcuni accorgimenti. Ad esempio si può evitare che si entri nelle aree a rischio diciamo di un impianto, dove bisogna essere opportunamente addestrati e formati, se non si ha superato il percorso di formazione che prepara per operare in questo impianto. Si possono tenere monitorati con estrema facilità non solo l'indossamento di dispositivi di protezione individuale, ma anche la loro data di eventuale scadenza e quindi la sostituzione. La blockchain come altro strumento tecnologico sembra una parolaccia, in realtà è un modo per scambiarsi informazioni in maniera certificata, sicura e permanente tra soggetti, quindi è molto importante nella filiera alimentare, per esempio, non soltanto nelle criptovalute, non me ne voglia chi lavora in questo contesto, ma è importantissima anche tra le aziende nello scambio di informazioni, e quindi tutti i certificati, patentini, per chi fa, come dicevo prima, lavori per i quali magari ci sono degli addestramenti particolari, ma anche per esempio banalmente più certificati di laurea, pensiamo a tutte le aziende del settore sanitario, il personale infermieristico, il personale medico, no? Sono tutte attività di controllo che non fa più diciamo la persona, che di fatto sono già sostanzialmente fatte semplicemente perché si decide di scambiarsi informazioni tramite questa tecnologia. Per cui il combinato di queste innovazioni, di queste tecnologie moderne, di nuovo sgravano noi da attività che sono attività noiose, quindi rimane solo, continuo a dirlo per sperare di incentivare a pensare al bicchiere mezzo pieno, liberano il nostro tempo per poter pensare, per poter decidere e per poter prendere delle decisioni magari più consapevoli. La slide che ha fatto vedere tra le ultime il dottor Ortensi, dove diciamo il livello di precisione della scelta uomo-macchina, l'uomo un filo meglio della macchina, ma il combinato uomo-macchina sfiorava il 100%, se non ho interpretato male la diapositiva. Ecco, questo è quello che sta già succedendo, questo è quello che invito tutti a pensare di fare nel prossimo futuro. Tra l'altro, una sola parentesi sulla disponibilità di queste tecnologie oggi in modalità a servizio, software as a service, cloud, mettetela come volete,
Queste sono tecnologie che permettono degli approcci sperimentali, quindi si può decidere di fare un progetto attuativo di queste nuove tecnologie, quindi che consente di sfruttare gli enormi vantaggi che abbiamo visto sia con Ortensi che sostanzialmente anche i miei colleghi su questa tavola hanno sottolineato, in una piccola area. Quindi il direttore risorse umane può farsi promotore dell'innovazione, in questo senso può essere veramente un augmented HR manager. Infatti c'era anche una riflessione interessante a proposito di questo aspetto che possiamo fare con Caporale: bisognerà fare in modo in futuro che le macchine imparino ad evitare il pregiudizio. C'era una riflessione che ci siamo organizzati ovviamente prima di venire qua, ma che era un tema che mi aveva suscitato grande curiosità, perché il punto è che naturalmente poi le macchine, gli algoritmi sono, come dire, prodotti in qualche maniera, concepiti da un umano, che però deve indirizzare anche nell'azione queste intelligenze. Certo, devo dire che forse il tema che mi spaventa maggiormente delle macchine è che imparano da noi, quindi hanno dei cattivi esempi. È un tema anche che in qualche modo è un tema etico. Sì, okay? Infatti anche prima... siamo partiti dai tre maledetti greci, d'altronde. Diciamo, ha sottolineato anche questo aspetto, no? A me interessa appunto approfondire questo, perché appunto la tecnologia ci aiuta moltissimo nei processi di base, se vogliamo, in questo momento. Sicuramente sarà in grado di aiutarci anche su una parte un po' più evoluta e andrà benissimo così. Però il fatto che impari, no, noi ci occupiamo di qualcosa di delicato, ok? Si parla di ricerca e selezione del personale, io poi sono termini che non uso neanche più, ormai è più un tema di attrarre dei talenti, comprendere come possano contribuire all'evoluzione delle organizzazioni, insomma. Selezione è un termine che uso sempre di meno, però dall'altra parte appunto sulla fase, diciamo, di screening, quindi di interpretazione di dati che sono per lo più oggettivi, date, voti di laurea, esperienze, nomi di aziende, la macchina in qualche modo impara dallo storico, no? Dalla statistica. E allora negli Stati Uniti, che sono sicuramente un po' più avanti come paese, no, su certe tematiche, e che sono anche un paese particolarmente attento al tema della non discriminazione, insomma, un approccio fair, diciamo, alle risorse umane, è emerso già che effettivamente alcune macchine hanno imparato, se non guidate nel modo giusto, che certi ruoli li facevano meglio gli uomini. Magari semplicemente partendo dall'analisi dei nomi. Del pregresso, esatto, certo. Quindi se in quella posizione ho John, Mario e Giuseppe, ma non ho mai avuto Maria, Mary e non so chi, la macchina pensa che vada meglio un uomo. Quindi in teoria Vera potrebbe escludere tutti i curriculum che hanno un nome femminile e considerare solamente quelli con un nome maschile. Sì, che porrebbe da una parte un tema, diciamo, etico, da una parte anche un tema di compliance, e dall'altra darebbe un danno all'organizzazione, perché è provato che diversity da tutti i punti di vista, certo, porta, e sempre più nelle organizzazioni ci sarà questo tipo di necessità. Quindi devo dire, il tema della macchina che in qualche modo impara anche i nostri difetti, secondo me è un aspetto interessante, ed è su quello che il contributo nostro ovviamente resterà fondamentale. Assolutamente. Avvocato Crespi, un'ultima domanda per lei sul tema della blockchain: come la vedete, almeno la tecnologia dei blocchi può certificare i processi di reclutamento e selezione del personale? Qual è il suo pensiero su questo punto? Beh, allora, la blockchain ha in potenza delle applicazioni infinite. C'è una ricerca recente che ha individuato alcune aree di potenziale applicazione della blockchain anche nell'ambito delle risorse umane, e tra queste anche quella di selezione del personale. Perché? Perché la blockchain, in semplicissime parole, è un registro distribuito, è un registro che di fatto, per le sue stesse modalità di funzionamento, certifica che le informazioni che sono in esse contenute sono effettive, sono reali. Oggi i notai ne fanno già grandissimo uso. Esatto, soprattutto anche perché il nostro legislatore, che tradizionalmente è pigro, in materia digitale invece è già intervenuto dando una prima definizione legislativa di che cos'è la blockchain,
prevedendo che le informazioni all'interno della blockchain sono munite di certificazione circa l'ora e la data di ciò che è inserito nel blocco, e prevedendo anche una regolamentazione dei cosiddetti smart contract, cioè di quei contratti intelligenti che altro non sono che un'applicazione informatica, che però di fatto danno esecuzione ad un contratto, riconoscendo il verificarsi di determinate clausole e attribuendo a quella vicenda determinati effetti predeterminati dalle parti. Quindi il combinato disposto di queste due cose può in potenza avere un significativo impatto per le risorse del personale. Faccio un esempio banalissimo. In materia di selezione del personale, non è il mio mestiere, ma io leggevo che quasi il 60% dei curriculum sono edulcorati, mettiamola così, sono truccati, ok? Non è un dato da poco, ok? Non è un dato da poco. Con il sistema della blockchain, in realtà, se Gianluca Crespi non è laureato in giurisprudenza, o comunque non ha passato l'esame di Stato, o comunque tutta una serie di competenze specifiche non le ha, nella blockchain questo risulta. E quindi c'è la possibilità, evidentemente, di risparmiare un sacco di tempo nel processo di selezione, ma questo il dottor Caporale probabilmente lo dirà meglio di me. Certo. Dal punto di vista degli smart contract, è intuibile una loro potenziale applicazione anche nell'ambito della documentazione HR. La documentazione lavoristica tendenzialmente è libera da forme, se non per il rispetto di determinati requisiti di alcune clausole, piuttosto che in generale per una questione banalmente di prova, no? Però ci sono alcune clausole che richiedono la forma scritta, e allora probabilmente si potrebbero utilizzare anche questi smart contract per certificare l'adozione di queste clausole. Perché? Perché sempre il decreto di semplificazione di cui parlavo prima, il nostro legislatore che in materia digitale è intervenuto rapidamente, prevede che gli smart contract soddisfino il requisito della forma scritta. E questo è importantissimo, perché di fatto consente di scrivere delle clausole in modo informatizzato, con la conseguenza che nel momento in cui si verifica una certa cosa, il contratto viene dato immediatamente in esecuzione. E questo è importante, per esempio, ai fini del pagamento del bonus, per esempio, senza più nessuna discrezionalità. Si è verificato quel determinato, hai raggiunto quel determinato target, perfetto, in automatico la macchina capisce che deve erogare il bonus. Oppure in materia di patto di non concorrenza, il patto di non concorrenza va stipulato per iscritto, diversamente dal contratto di lavoro che deve essere, che può anche essere tecnicamente verbale, salvo alcune peculiarità, però il patto di non concorrenza può essere stipulato per iscritto. E allora, perché no, si potrebbe immaginare, io ovviamente non sono capace perché ci vuole un programmatore, però si potrebbe anche immaginare che al verificarsi dell'evento, cioè io sto rispettando il patto, non sono andato a lavorare in una società concorrente, con una certificazione blockchain, il datore di lavoro immediatamente e automaticamente corrisponde al corrispettivo. Queste sono potenziali applicazioni, è un futuro che probabilmente non sarà quello di domani, ma verosimilmente sarà quello sarà dopo domani. C'è una tavola rotonda successivamente sul tema delle relazioni industriali, sono certa che queste sue provocazioni le prenderanno appunto per commentarle. La nostra parte purtroppo è terminata, mi avete regalato veramente tanti momenti che avrebbero avuto bisogno di essere approfonditi, ma troveremo sicuramente grandi altre occasioni. Io vedo una grande potenzialità di fronte a noi, una grande opportunità per la formazione di schiere, di divulgatori su questi temi, perché credo che sul tema della conoscenza siamo ancora un po' indietro. Io vi stavo ascoltando molto affascinata, mi rendevo proprio conto di quanti aspetti ancora non conosco, non ho letto appunto su questo. Per cui grazie per il lavoro che fate, noi dobbiamo passare adesso alla fase successiva.